Chi sono tutte le persone con cui ha litigato Fedez? Finalmente una lista completa. I dettagli a seguire nell'articolo. Come sappiamo, nel corso della sua carriera, Fedez si è trovato spesso a litigare con diversi suoi colleghi e non solo. Ma contro chi si è schierato? E perché? Molti, i più attenti, ricorderanno le famose liti con i politici italiani, fra cui Matteo Salvini a cui, di recente, inoltre, il rapper ha fatto uno scherzo telefonico di dubbio gusto. Fedez, comunque, ha discusso spesso con i suoi colleghi, ma non solo, fra questi troviamo anche suoi amici ed ex soci. Il caso più eclatante è quello con Luis Sal, grande amico ed ex socio di Fedez, con cui si è dovuto spartire Muschio Selvaggio, il podcast di enorme successo. Ancora, poi, qualche anno fa, fece scalpore la furiosa lite con annessa rottura professionale del rapper con i colleghi Ilunga Ax e Fabio Rovazzi. Fedez ha insomma la fama del personaggio che litiga con tutti. Se ne potrebbe parlare per giorni, si tratta di un complesso di inferiorità? Di un'insicurezza di fondo? Di pessimo carattere? Non è dato saperlo, ma è certo che il rapper abbia litigato con tantissimi personaggi famosi, facendo schierare da una parte o dall'altra il grande pubblico. Con chi ha litigato Fedez? Un utente di X, l'ex Twitter, ha voluto creare una lista, quasi, completa di tutti i personaggi con cui Fedez ha litigato nel corso del tempo e della sua carriera. Ecco cosa ha scritto iniziando il tweet. Il thread poteva essere infinito, ma ne ho selezionati 15. Essendo molto lungo lo pubblicherò in 5 giorni, ogni giorno 3 personaggi. Iniziamo, gli attriti con Marrakesh e Gué Pequeno. Fra i litigi più famosi troviamo quello con Marrakesh e Gué Pequeno. Cosa è successo in quell'occasione? Fedez è stato il primo cantante a firmare con l'etichetta dell'ex club Dogo e DJ Arsh, tanta roba. Con loro ha pubblicato il suo secondo album, e ha collaborato con Gué per diversi brani, fra il 2011 e il 2013. Lo stesso vale per Marrakesh, che inizialmente definì Fedez, uno dei migliori rapper emergenti, in Italia. Insieme collaborarono alle canzoni Non passerai blues. I rapporti fra loro, però, si sono congelati nel momento in cui l'ex marito di Chiara Ferragni ha lasciato l'etichetta tanta roba. Cosa è successo dopo? Fedez ha fondato la sua etichetta indipendente, la Newtopia. Nel corso degli anni, poi, il rapper si è allontanato sempre di più dalla scena underground, abbracciando uno stile decisamente pop che è stato oggetto di frecciatine da parte dei suoi colleghi. I pessimi rapporti con Fabri Fibra. Fabri Fibra è stato uno dei tanti rapper a litigare con Fedez. Il motivo? L'ex di Chiara Ferragni si rifiutò di firmare con l'etichetta del collega, la Tempi Duri. Da quel momento, dunque, il fratello di Nesli, che aveva sempre espresso parole di stima nei confronti del cantante di Rozzano, iniziò a prenderne le distanze, facendo anche finta di non conoscerlo. Successivamente, durante una vecchia puntata di X Factor, di cui Fedez era giudice, proprio quest'ultimo definì il rap di Fibra, rap di merda. Ancora, poi, lo prese di mira insieme a Paola Zucar nella canzone Veleno per Topic, a cui il collega rispose per le rime, letteralmente, con il brano Il rap nel mio paese. Ancora oggi i due non si parlano. Il litigio con Salmo. Ovviamente non finisce qui la lunga lista dei personaggi con cui Fedez ha litigato. Nella canzone A volte esagero, infatti, troviamo una frecciatina di Salmo nei confronti del collega. Quest'ultimo, ancora prima, si era preso gioco del rapper sardo nel brano Non sono partito, inno del Movimento 5 Stelle. Successivamente Fedez si schierò dalle parti di Fabio Rovazzi quando quest'ultimo si trovò a litigare con Salmo a sua volta. Il cantante accusava il rapper di aver copiato una scena dal suo video MR. Thunder nella clip di Tutto molto interessante.
L'ex di Chiara Ferragni difese il suo ex socio, affermando che chiunque lo attaccasse era solo invidioso del suo successo. Salmo rispose con il video che lasciamo qui sotto. In seguito le frecciatine fra loro furono moltissime e a queste si aggiunsero anche quelle con Marrakesh, Gué Pequeno, Luque e molti altri, soprattutto dopo i duri attacchi di Fedez nei confronti del collega sardo durante il suo concerto nel periodo di emergenza sanitaria in Italia. Nel 2022, però, hanno fatto pace, collaborando insieme per il brano Viola. Salmo parla del casino con Rovazzi e di Fedez. Video originale. I continui litigi con Matteo Salvini. La storia litigiosa di Fedez e Matteo Salvini va avanti da moltissimo tempo. Nel 2019, però, un video del politico intento a citofonare all'appartamento di un presunto spacciatore divenne virale ovunque. In una diretta televisiva, poi, proprio il leader della Lega si schierò contro il rapper di Rozzano e Fabio Volo, che lo avevano preso in giro per il gesto. Da Fedez, Matteo Salvini non avrebbe accettato alcuna lezione di legalità. A questo proposito, il rapper aveva risposto di guadagnare i suoi soldi in maniera onesta, facendo poi riferimento ai 49 milioni di debito che il partito del politico avrebbe nei confronti degli italiani. Nel 2021, poi, scoppiò un'altra lite fra loro. In occasione del 1° maggio, Fedez volle tenere un discorso a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo che a causa della pandemia non potevano adempiere ai loro compiti e di conseguenza a vedere onorato il proprio stipendio. Ancora, parlando ai microfoni di Rai 3, tirò in mezzo il DDL Zan e alcune frasi omofobe dette proprio da Salvini e da altri esponenti politici della Lega. Matteo Salvini, che pochi giorni prima aveva invitato Fedez a confrontarsi con lui in pubblico sullo stesso tema, disse che l'ex marito di Chiara Ferragni aveva preferito fare un monologo in solitaria, senza timore di essere interrotto e lo giudicò ipocrita. Il motivo? Il rapper parlava dei diritti dei lavoratori indossando il marchio Nike, nota multinazionale. Cosa è successo tra Fedez e Mike Eisnob? Mike Eisnob iniziò la sua carriera nel mondo della musica al fianco di Samuel Aaron, formando il duo Bushwaka. Il primo album fu pubblicato proprio con l'etichetta Newtopia. In seguito, poi, entrambi presero la decisione di continuare le loro carriere da solisti. Ma cosa è successo con Fedez? Nel 2017, dopo l'uscita del singolo Volare, di Fabio Rovazzi Eisnob lamentò un vero e proprio plagio. Il titolo della canzone, infatti, era uguale a quello di un suo brano uscito proprio pochi mesi prima. Per questo motivo, in una diretta live con gli Arcade Boys, il cantante accusò il collega del reato commesso. Rovazzi all'epoca era nel pieno del suo progetto musicale, ed immagine, con Fedez e i Lunga Axe, e denunciò Eisnob per diffamazione. Quest'ultimo rispose con la canzone La Tocco Piano, in cui accusava proprio l'ex di Chiara Ferragni e il frontman degli Articolo 31 di essere incoerenti e di professare principi a cui poi non si attenevano. Come andò a finire? Mike dovette risarcire Newtopia a causa delle sue parole diffamatorie. La lite con Jamie Tights. Anche Jamie Tights è uno dei rapper finiti nel calderone delle liti di Fedez. I due hanno iniziato a fare rap nello stesso periodo e hanno collaborato su diversi pezzi. Negli anni, però, il loro rapporto è andato a raffreddarsi sempre fai più, fino a quando, nel 2018, il rapper di Rozzano scoppiò a piangere per via di uno scherzo fatto dalle Iene Show. Jamie Tights, vedendo la reazione di Fedez, lo sbugiardò pubblicamente sui social. La sua reazione fu paragonata a quella di Tupac, noto rapper afroamericano a cui spararono, ponendo di fatto fine alla sua vita. Ancora, poi, l'ex marito di Chiara Ferragni rispose di non essere un duro come il collega deceduto, ma di essere comunque fiero di saper mostrare i propri sentimenti apertamente.
Jamie Tights cercò di scagionarsi dalle accuse minimizzando quanto accaduto, senza successo. Nel 2020, poi, nel pieno dell'emergenza sanitaria, Fedez fu uno dei promotori di Scena Unita, un progetto che prometteva di aiutare i lavori dello spettacolo. In una diretta ringraziò pubblicamente il collega per aver aderito all'iniziativa, nonostante fra loro in passato le cose non fossero andate bene. Fabio Rovazzi e Ilunga Axe. Perché hanno litigato con Fedez? Fabio Rovazzi è stato lanciato nel mondo della musica proprio da Fedez, che lo fece firmare con la sua etichetta e con la quale pubblicò i suoi primi singoli. Oggi sembra che fra loro sia tornato il sereno, ma in passato le cose non sono state sempre positive. Nel 2019, il rapper dichiarò che uno dei suoi collaboratori creò una società concorrente alla Newtopia per prendere i suoi artisti, fra cui proprio Rovazzi. Quest'ultimo iniziò da quel momento ad allontanarsi sempre di più dal cantante e quando apprese della gravidanza di Chiara Ferragni non mandò nemmeno un messaggio di auguri. Stessa cosa avvenne quando nacque Leone, primogenito della coppia. Fedez soffrì moltissimo per questo atteggiamento e il rapporto rimase gelido fino al 2023. Fedez invitò Fabio Rovazzi in una puntata di Muschio Selvaggio, come segno di riappacificazione. Ma in questa storia manca ancora qualcosa, Ilunga Axe. Anche lui, infatti, litigò con il rapper di Vorrei ma non posto proprio nel periodo in cui quest'ultimo congelava i rapporti con il suo altro amico. Il frontman degli Articolo 31 fu uno dei primi cantanti a dare fiducia a Fedez, creando insieme a lui Newtopia e collaborando per diversi brani. Poco prima di esibirsi a San Siro, avendo scoperto dell'agenzia rivale creata da Rovazzi, il rapper di Rozzano chiese al cantante di La Vita non è un film se ne sapesse qualcosa, ricevendo una risposta negativa. Ma ovviamente falsa. Il giorno dopo, Fedez e Ilunga Axe avrebbero dovuto incontrarsi a casa del primo dei due per la nascita del piccolo Leone, ma l'amico dell'ex di Chiara Ferragni non si presentò. Gli inviò un messaggio in cui si scusava, ammettendo di sapere tutto dell'agenzia creata da Fabio Rovazzi e di non aver detto nulla per paura che saltasse il concerto a Milano. Questo portò alla fine del loro rapporto, umano e professionale. Dopo diverse frecciatine via social e anni di silenzio, però, deciso di riallacciare, nel 2022 i due cantanti si sono riconciliati. Oggi sono ancora amici. Nel 2023, Fedez si è esibito insieme a Ilunga Axe e agli Articolo 31 nella serata delle cover. Il rapporto tra Fedez e Gali. Fedez ha litigato anche con Gali. Quest'ultimo è stato lanciato nel mondo della musica proprio dall'ex di Chiara Ferragni, che lo ha portato con sé in tour. I due poi hanno preso strade diverse e nel 2019 sui social è scoppiata una vera e propria bomba. Il rapper tunisino, infatti, su Twitter ha lanciato una frecciatina al collega. Riferendosi al suo brano Paranoia Airlines, Gali ha scritto che Noia Airlines, con il favore di Giuseppe Cheno che si trovava d'accordo. Fedez in quell'occasione rispose su Instagram, vantandosi dei risultati del suo album e attaccando i colleghi che devono far sprofondare gli altri per ottenere visibilità. Nonostante tutto, oggi sembrano essere nuovamente in buoni rapporti.